without understanding that the God was the greatest discovery in cosmology, and where the heavy element come from. È l'uomo più citato in fisica, più di 1 milione di citazioni, e faremo vedere il lavoro che, perché è citato, è solo di 2 pagine, però ha sconvolto la scienza, quindi questo è importante, sì, che rimanga un record di questo incontro. Uno degli aspetti fondamentali di un sistema binario, io vi chiederei di fare delle presentazioni, non più di 3 minuti, 4 minuti, ma filmato, in modo che poi, come adesso va di moda, viene trasmesso e ricordato. Quindi vi chiederei a ognuno di voi un 3 minuti, non di più, va bene? E un'immagine o due. Lui ha fatto le ultime osservazioni della Chiva Nova dal più grande telescopio al mondo, dal Cile. Non si è neanche rasato perché ha finito i calcoli, quindi te lo sto scherzando. Lui ha fatto un'altra collaborazione internazionale, ma gli ultimi dati della Chiva Nova, i science paper on Cile. Persone chiave con cui abbiamo fatto prima i lavori negli ultimi anni, cominciare da Carlo e poi tanti altri, ma in questa sprint finale chi ha lavorato di più, the three persons who have mainly worked in this last sprint, in these last weeks, have been Raim, and Yerlan is the second PhD which we are creating into Kazakhstan, and he has been obtaining fantastic results. Wang Yu has been the strongest collaborator in keeping the tradition from Matteo Ricci to Fang to everything, and he has been obtaining with us this latest result. And again, 3 minutes, not more, at the end. And Rahim, we have a center in Iran, and he has done a fantastic job. I mean, it's hard to say who did the... And then the gift came, and I will ask everyone to sign a copy, because we finally proved that the Kerr black hole is observed. And this, don't tell me that I arranged this, because other people are arranging things. Simonetta, vieni qua. E ti vogliamo presentare subito. Conosci? Buongiorno. Siamo Capri. Vi conoscete, no? No, forse no. Importantissimo. Al campus biomedico abbiamo formato un campus biomedico, cioè medicina e ingegneria. Io li ho convinti che devono mettersi anche in scienza per far sviluppare questo grande campus meraviglioso, ma devono avere la scienza presente. E finalmente Simonetta è andata lì e
si è formato il primo gruppo di fisici teorici che si sta lavorando in maniera meravigliosa, meravigliosa, e con l'aiuto di tutti, hanno l'engineering school, ma hanno l'hardcore in scienze fondamentali, fisica, astrofisica, chimica, matematica, e questo per me è un sogno che vorrei realizzare, perché io ho visto nascere il campus biomedico quando era un campo pieno di papaveri, bellissimo, ma adesso è una realtà grazie a Simonetta che mi ha detto agli esami lascia stare per qualche ora e vieni, va bene, importante. Page one of Astrophysical Journal of January 2018. We are on date, and Astrophysical Journal is the most important. Vieni qua. We did not arrange you arriving now, but it's good that you arrive now, because one of the first people to understand that gamma ray bursts are divided between short and long, okay? And that they are spectrum. Which year was that? We can see here. 90 something. No, you have to be more precise. I think it's 73, 74, 80, when no, it was. No, maybe. Anyway, I think earlier. Tavani was the person who differentiated the short and the long. Finally, we understood, as I told you, what the GRB are. And the best present we received is first January issue of APJ, page number one. And these are these people, the author. Many of them are here. I would like kindly all of you present, maybe the present, the author to sign, di avere la magnificenza della famiglia Vesso, e uno si domanda, ma cosa c'entra Vesso con Einstein o con la relatività generale? Lo sa? L'ultimo scritto di Einstein a mano, giorni prima di morire, l'ultimo scritto a mano, è dedicato alla moglie di Besso, perché Besso era appena scomparso. E c'è questa frase di una bellezza unica che abbiamo riprodotto, che Einstein dice, per noi fisici credenti nella fisica, il presente, il passato, il futuro, detto da Einstein, ha un significato. È una pura illusione, anche se fortemente, adesso fortemente convincente. Ma la parola giusta è quella usata da Einstein che abbiamo riprodotto nella mostra. Shout, each one shout his name and qualify. Due pagine hanno cambiato la storia della fisica e dell'astrofisica. Due pagine che hanno trovato una soluzione esatta delle equazioni di Einstein. E hanno sconvolto tutto, perché quanto si può capire? Vorrei darvi almeno un'impressione. Entrando, vedete la Crab Nebula, scoperta dai cinesi nel 1054, l'esplosione. La Crab Nebula la stiamo capendo solo in questi giorni, grazie al lavoro di Kerr. È stata una cavalcata enorme, la stiamo concludendo, abbiamo pronto il paper per uscire. È una storia unica, dove ogni generazione ha dato un pezzo. Le osservazioni ottiche di Messier
nel 1700. 70. 65. 70. Più o meno. La comprensione da parte di che le supernove devono rigenerarci cosmici. Anni 30, il tuo amico che noi tutti e due conoscevamo, e tu l'hai conosciuto, Zwicky? No. Ah, io sì. E Zwicky e Bade presentarono l'idea. Tu l'hai conosciuto? No, Zwicky. No. Era a New York nel tempo. No, tu sei arrivato un po' dopo. Io sono d'accordo. E la cosa più incredibile di Zwicky è che parlava meravigliosamente l'italiano, perché era di origine bulgara, sviluppata in Svizzera, ma poi aveva sposato una ricchissima signora in California e si permetteva il lusso di fare la fisica alla grande, così senza troppi constraint, eccetera, e introdusse che nella Crabbe dove nasce così, grazie a lui e va. E poi, 50 anni fa, quest'anno, scoprirono dentro, e celebreremo l'anno 21, quest'anno con l'MG15, dentro la Crabbe Nebula, hanno scoperto che c'era una stella che si accendeva e spegneva ogni 33 millisecondi, cioè questa stella girava su se stesso 33 volte al secondo, perché 33 millisecondi dà numeri di giri 33 in un secondo, fantastica coincidenza, vero o no? È stata scoperta la stella di neutroni lì dentro. E porteremo al prossimo meeting la persona che scoprì le pulsar, Jocelyn Bell, famosa perché perse il premio Nobel, perché lei era studentessa, fece la tesi e il direttore di tesi si è preso il premio Nobel. Lei ha fatto la scoperta e quindi verrà con noi al meeting. E poi sempre di più, e quello che stiamo capendo adesso è che lì dentro c'è qualcosa di più che non una stella di neutroni. E che è nata come il Gamma Ray, ma questo è sull'onda che stiamo procedendo. Il più giovane ricercatore sui neutrini, Wang Yu, ed abbiamo già parlato, è questo che ha lavorato sulle ipernove, sui GRB, e che è coautore di quell'articolo. Yerlan, coautore dell'articolo, Massimo Assorsand, Kilonova, from the telescope in Chile, yeah. Marco è already told, and the Archbishop is one while we were making work, he was fascinated, and we were very pleased to see him, because he is closely related to Simonetta. To Simonetta Institution. Yes. And then, of course, you know Holger Weda, yeah. Book to follow. Carlo has been the mind to make all the relativistic computation, yes. The general relativistic computation for gamma ray bursting have been technically developed by him. Ex USA, adesso non entriamo se Bosnia, Herzegovina, Serbia, Croazia, which one is you? Croazia. 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 And she's doing this very, very important thesis with us, came from, as you know, from Iran, and is doing fantastic work. The representative of the foreign minister of Italy, let's then transfer in the lecture room. But before going in the lecture room, let's take a short walk through the exhibition. Siccome avevo tempo, perché davo conferenze, ma poi ero libero di starmene nella stanza
a riflettere, o la volta dopo addirittura mi misero in una villa da solo, quindi voglio leggere Matteo Ricci. Ma fu essenziale per capire la profondità della rivoluzione che fu introdotta da Matteo Ricci. Ma l'altra grande rivoluzione, invece, al di là di Matteo Ricci, è questo oggetto scoperto dai cinesi nel 1054, era l'oggetto della Crab Nebula, questa è un'immagine presa dal telescopio spaziale di questo oggetto, è esplosa nel 1054. I cinesi e i giapponesi e i coreani presero nota dell'esplosione. E poi qua dentro è dove stiamo capendo in questi giorni che questa non è altro che la nascita di un gamma ray burst, è nata grazie a un gamma ray burst. Questo è un bellissimo libro che sono riuscito a trovare a suo tempo e che, oltre a essere bellissimo nella stampa con tutti i caratteri belli italiani e cinesi, è vero che la Cina è questa ed è al centro del mondo. Cina vuol dire centro del mondo, è vero, ma quello che Matteo Ricci spiegò è che oltre questo c'è questo. Ma ha spiegato che c'erano anche le Americhe e questo fu un cambio epocale fra l'Occidente e la Cina. Ma la cosa per noi più importante è che capirono immediatamente, ma è inutile oramai, che il punto nodale dei rapporti con la Cina è la scienza. Dov'è Wang Yu? Per favore che sia qua mano a mano. E la cosa, qual è la cosa importante? È che Matteo Ricci, Rimato, convinse intorno a Galileo qualcuno a portare in Cina il primo telescopio di Galileo, che ha raggiunto la Cina 7 anni dopo della sua invenzione. Wang Yu, come here, I was just showing this fantastic book and where Matteo Ricci just showed how China is in the center of the world, but there is this and there is this as well. This is the reason why the emperor was so impressed. This is the first time brought to China. Made in China. Made in China, not brought to China. Made in China by Matteo Ricci. It's all written in Chinese. By Matteo Ricci and the student Xu Guangqi. And therefore, I like to stress that the last step of this history is the paper we are writing together. Benvenuto, che piacere vederti. Sto illustrando, un momento la parte iniziale, cioè come io sono stato la prima volta in Cina molti anni fa e mi ero portato i 3 libri di Matteo Ricci, che mi furono di enorme aiuto per capire la Cina, perché allora c'erano soltanto il libretto rosso di Mao e tutta la cultura era stata distrutta. Why so important? Because it was discovered in 1054 by the Chinese and the Korean and the Japanese, and then bit by bit understood the structure and was just making the development, but then the discovery 50 years ago of the pulsar in the Crab Nebula, and we will have in Grossman meeting Jocelyn Bell coming, who was the discoverer of the pulsars 50 years ago, and then with the data from space, from Chandra, the X-ray emission and so forth, but the most adventurous result is the one we are obtaining these days,
because we understand finally, and we have been working up to the last day with this fantastic Chinese scientist who's taking PhD with us, that this object was born in a GRB. Einstein's 70th birthday, here with Oppenheimer, and here these three people who have been a very, very good friend of mine, Rabbi, who has been, I'm writing in the book, why Rabbi, you know, why Rabbi has been the most influential, apart from your colleague, why has been so influential, Rabbi? He was the president of Columbia. Just this, but another too quick. He was professor at Columbia. Columbia looked for a president. And there was a good, you don't know the story. I just learned from C.N. Young, he told me the story. Therefore, I'm writing this in the book. And they were looking for a candidate. And there was a good professor called Eisenhower in a small college. And somebody said, Eisenhower? And everybody, oh, yes, Eisenhower. That's it. The point is that Eisenhower was just back from the from Europe. That that Wheeler gave to me on arrival in Princeton with Einstein, Yukawa, and Wheeler. And this is the handmade first image of the black hole by John Wheeler, by hand. Questa ti fa risuonare il cuore. Eh? È vero o no? Poi è diventata famosa dappertutto. Questa era la prima visita a Pechino, dove Fang Lizi era il più giovane membro dell'Accademia delle Scienze Cinesi, che mi fu dato come guida. E Fang cominciò a lavorare sulla libertà, sul libero pensiero, eccetera, e questi sono alcuni dei libri che Fang pubblicò in difesa della libertà di pensiero e la necessità di riformare la situazione cinese. Questa era l'Università di Pechino in quei giorni, con le biblioteche tutte bruciate, e questa fu la prima foto, il primo incontro che Amaldi fece con me in Cina in quel periodo. Il Galileo Cimiti è stato fatto il primo là a Shanghai, e poi è cominciato il secondo Galileo, il primo, il secondo, il terzo, a volte in Cina e a volte in Occidente. E allora continuiamo a farlo in Cina e in Occidente. Guardate qua, questo è l'ultimo fatto l'anno scorso in Chengdu. Vabbè, in Chengdu. Questi sia, se io devo fare il paragone fra il primo the first injection with Fang and the injection today with 500 professors, I imagine that the boom will be exponential. I mean, is no end to this. First one to meet from China, the Pope, and was very remarkable. These are my book in Italian, in English, translated in Italian, in Chinese, in Korean, and Fang, a different moment, happy moment with Fang. But Fang was not only important himself, but also his wife, because she translated in Chinese the book Gravitation. Yes. Is with the dedication from Li Shuxian. No. You know that it's been reprinted now. Yes. You know that it's a new printing. The person who has been helping a lot in the solution of Fang problem has been Henry Kissinger. In his book on China, various chapters are dedicated in the discussion between
between Kissinger and Deng Xiaoping about Fang. And finally, the agreement also through the American Embassy in Rome was reached how to solve the problem. And it's significant that to take Fang out of China, the first airplane, military airplane of US went to China. Then it took him to Anchorage. And from Anchorage, the Air Force number two was put at his disposal to reach England. And the day after, he was already with us in the mountain of La Brigue in southern France to take some shiny sun. There is a difference. Ah, there is Dedication. Rem Ruffini, Rome. To Rem Ruffini, Rome. Rome. So when you already came in. After 20 years. He waited 20 years, 20 years Johnny. From Johnny. From Johnny. Okay. In my book, I described a famous moment in which Einstein had a lot of problem in Germany, and Enriquez convinced him to come to Rome as a professor in Rome to help him. And they addressed Mussolini to bring Einstein to Rome, and Mussolini answered, I don't see the reason why we should import physicists from Germany when we have so many good physicists in Italy. But this was Einstein. The theme of my book, which I almost finish, is the mystery of Fermi. Now, Fermi, you have so many books written on Fermi. But I am attempting a different story. Fermi, very young, published 12 papers on Einstein theory. The Fermi transport were invented by Fermi. He leaves Pisa and Florence. He comes to Rome. He founds a new ambience on nuclear physics, which we know. The Amaldi and Persico and Segret, all people who have been very acquainted with Dürer have a lot of memories, and Amaldi and so forth, and then he got to the Nobel Prize. That you find tons of books on this. At the end of his life, after the bomb, the study of the bomb, there was this gentleman, George Gamow, here with Landau, that had introduced the idea that the universe start very dense and very hot. And all the elements, now comes the key point to the contact of today. All the elements, Gamow said, they're formed in the Big Bang. Gamow did a lot of mistakes in the computation. Fermi was furious. And Fermi took back to work on Einstein's theory of relativity after the Rome period, where he never worked on Einstein, after the bomb period, where he never worked on Einstein. This is the reason, to me, interesting why this happened. Because he knew relativity better than anybody. Well, he just applies Einstein theory to the explosion of the universe. Because he had all the nuclear reaction from the bomb, ti è chiaro? He knew general relativity very well, and he did the computation. He had all the cross-section, and he discovered that in the Big Bang, you do not produce heavy element, but only light element. And he published the, no, excuse me, and he wrote the article, but he never published. Okay, never published it. Never published. This is the paper. But everybody important knew. Therefore, Peebles' book, Weinberg book, and so forth, they just copied. But they never acknowledge it. This is the reason why I
Sì. Sì. This is the paper. And here is the density of helium and the light element. But this is the reason, in my opinion, and this is a long theory which I cannot explain now, that the nature works, nature wants to go on discovery. Nature is not moral, nature is nature. And the only point that nature play a trick was to convince, to stimulate Fermi to use the cross-section, use general relativity and obtain the result. But è come in una partita di tennis, chi ha vinto è la natura, non Fermi. questo è il punto. Però così ha fatto la teoria giusta. E quindi il mio libro è per dire che lui, con quel lavoro, ha provato, uno, che Gamow aveva ragione sull'universo caldo, e due, che la relatività generale di Einstein era giusta. E che di lì sono venuti tutti i premi Nobel che sono seguiti per la radiazione di fondo, di cui parleremo il 12 qua con De Bernardis.